Ci sono, ci sono! Sto bene, grazie! Ce l'ho anch'io la storia, sì! Codice giallo, gli dicono. Cavolo, pensa, ma allora non è proprio uno scherzetto. È stata la sua amica a convincerlo ad andare al pronto soccorso di sabato mattina. Lui che è venuto a Como per un piacevole weekend primaverile. Solo che il giorno prima ha guidato per 6 ore con mezza faccia ferma. Non la muoveva più. Non riusciva a muovere neanche mezzo muscolo della sua faccia. Oddio, potrebbe essere un ictus, una paralisi, un attacco di sclerosi, lo rassicurò. Si fa per dire la sua amica. Così dal nuovo monoblocco del vecchio ospedale Sant'Anna lo accompagnano dall'orologo di guardia in una vecchia palazzina. Fine 800, inizi 900. E lui, oddio, questi tengono un reparto così importante come la neuro, così fondamentale, soprattutto oggi che serve a me, in un posto così desueto, così sfigato. Il neurologo lo visita e sembra che sia tutto a posto. Ma una TAC di controllo per sicurezza la farei. Solo che la devo autorizzare il primario che abita poco distante. Lo chiama. Dopo mezz'ora il primario arriva. E lui si aspettava di vedere in linea con l'ambiente uno dei vecchi professoroni, di quelli col camice fino al caviglia e col pizzetto bianco e con il codazzo di specializzati, ma invece gli arriva un poco più che quarantenne con in t-shirt e Ray-Ban. Stavi visitando, gli fa il suo aiuto. No, stavo in giardino a metter giù qualche fiore. Oddio, un giardiniere sportivo, altro che professorone, pensa lui. Sì, facciamogli fare una TAC. Così lo riportano al nuovo monoblocco e si vede davanti questo meraviglioso, fantastico macchinario ultramoderno dove ci si infila dentro pieno di speranza. Tornato poi al vecchio padiglione della Neuro per il responso finale, sentì pronunciare per la prima volta quella parola tanto strana quanto innocua. Frigore. Paresi a frigore. È la diagnosi, che voleva dire qualche giorno di cortisone e tutto sarebbe tornato a posto. Ecco che allora di colpo gli sembra bellissimo quel soffitto alto, fantastico quel pavimento lucido a marmittoni, quella vecchia finestra, quella vecchia porta verniciata tante volte. E nell'uscire si ferma e si volta ancora una volta per salutarla con benevolenza, quella vecchia palazzina della Neuro del vecchio ospedale Sant'Anna.